Buongiorno a tutti. Allora, stavo parlando con Davide. A volte mi vedete la registrazione sempre con gli stessi vestiti, ma non è che porto sempre questi, è perché specialmente il sabato e la domenica registriamo più ricette, così ce le teniamo anticipate per la successiva settimana. E mo Davide diceva: "Ma dillo che non è che ti metti sempre le stesse robe." Allora, no. Registriamo e ce lo teniamo avanti. Allora, vi ricordate quando io ho fatto i pomodori gialli fritti? Erano con il pangrattato, insomma, e se andate a vedere nella playlist, il procedimento è diverso da quello che faremo oggi. Oggi faremo i pomodori verdi. E in pastella, però in pastella con la birra, quindi sono due versioni di pomodori diversi e due tipi di pomodori diversi. Uno era giallo e uno era verde. La forma sempre uguale. Se vi ricordate, erano quelli rotondi pure. Allora, guardate, questi sono gli ingredienti. Sono i pomodori verdi, proprio acerbi, e li ho tagliati in tre. Ok? Poi serve sale, pepe, olio e 200 grammi di farina e 350 grammi di birra, birra bella fredda, freddissima. Ok, allora ecco, e te pareva. Allora, ora nella farina mettiamo la birra e mescoliamo velocemente. Ora mettiamo 2 cucchiai d'olio nell'impasto. Mettiamo il pepe e un po' di sale, naturalmente il sale assaggiate. Andiamo a mescolare. Ora inseriamo i pomodori verdi nella nostra pastella. Pastella ubriaca, pomodori ubriachi. Ecco qua. Allora, io intanto ho messo a riscaldare l'olio perché andremo a friggere i nostri pomodori. Fiamma bella alta ho messo. E mi raccomando, se l'impasto, guardate, risulta un po'... voi potete mettere più pomodori, a me bastano così, però voi potete mettere anche più pomodori, ok? Allora, penso che l'olio adesso sarà caldo e andiamo a mettere i primi pomodori. Ok, sì. Andiamo a mettere tutto pieno di pomodori. Già si stanno dorando e cominciamo a girare. Le prime sono pronte e le mettiamo sul piatto con carta assorbente. Andiamo a mettere le altre. Vado tutta rossa, friggere nel mese di agosto con questo caldo bestiale di oggi, è proprio la fine del mondo, guardate, però non fa niente, lo faccio. Allora, volete che assaggio? Eh sì, dopo tanto fastidio, tanto lavoro, sì, perché questa ricetta ci tenevo tantissimo a fare l'altra versione, come vi ho detto. Allora, guardate che spettacolo. Allora, io vorrei che si sentisse. Sì, ma brucia però. Sentite? Si sente, no, Davide? Ah, la croccantezza. Ok, è questo che volevo. Il pomodoro dentro. Mamma, come brucia! Spero che lo state sentendo anche voi. Mamma, che buoni! Buoni! Sono contenta. Allora, come avete notato, ho messo la birra. Ed è la birra che li rende così croccanti. È una pastella semplice, ma viene talmente croccante, buona, facile da fare, mi raccomando. Ok, noi ci vediamo alla prossima video ricetta. Con questo caldo, afoso, mi raccomando tanti like, la ricetta giù in descrizione come sempre. Io vi abbraccio forte 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 e vi dico ancora grazie. Ciao a tutti.